Prima di iniziare, ragazzi, vi ricordo di lasciare mi piace, condividere e commentare questo video, iscrivervi al canale, accendere la campanella di avvisi per rimanere sempre aggiornati e di consultare tutti quanti i link utili in descrizione, i link per diventare Patreon, per abbonarsi al canale, per seguirmi sulle pagine social, per comprare i miei libri se vi piacciono questi racconti. Ho scritto anche due libri, Il destino di Loki e Il dovere di Ade, trovate il link per recuperarli su Amazon sia in formato Kindle che in formato cartaceo, trovate anche il link per Pampling, codice sconto Grivit per avere il 20% di cashback e un paio di calze in omaggio su ogni vostro acquisto che farete in questo store sconfinato di felpe, magliette, scarpe con grafiche a tema nerd. Trovate anche il link per Iride Mondi in Contatto, dove potete commissionarmi racconti o commissionare anche fan art e la gestione delle vostre pagine social. Dateci sotto, mi raccomando, tutti i link utili in descrizione. Detto questo, ragazzi, buon video e buon racconto a tutti. Gli anziani raccontano una storia nel buio delle dimore recintate dai coloni da oltre il mare. Una storia dei tempi antichi, dei tempi in cui gli spiriti ancora vagavano per la terra e guidavano il popolo sulla retta via. Tempi prima del massacro, tempi prima di dei invasori che hanno reso duro il cuore degli spiriti. Sottovoce, avvolti nella coltre oscura della notte, i saggi di Ne raccontano del giorno in cui, spaventate, le stelle smisero di bruciare come fuochi nel cielo, ubbidendo agli ordini del loro creatore. Raccontano le storie di come il saggio dio Nero, vecchio burlone e potente creatore, passeggiasse per le ampie vallate e le verdi praterie saltando e ballando, fingendo ora di essere un vecchio stanco, mostrando poi di essere il più possente degli spiriti, capace di incendiare i cieli con le sue fiamme e le menti dei suoi protetti con la sua conoscenza. Passeggiando e saltellando, tra una risata di cuore e il verso di una canzoncina buffa, il dio all'improvviso si fermò, puntando la sua maschera con impresse le stelle da lui stesso create verso la lontana costa. Nessuno era ancora arrivato da oltre il grande mare e nessuno del popolo poteva neanche solo immaginare cosa stesse per giungere dalle terre oltre il confine del mondo. Figurarsi se qualcuno di loro avrebbe potuto vedere le bianche vele distanti miglia e miglia dalle coste. Ma il dio Nero, che è vecchio solo in apparenza e i cui occhi non sono mai stati oscurati dalla nebbia che attanaglia gli occhi degli anziani, vide da lontano le terribili vele bianche degli stranieri e stette fermo per lunghe ore, immobile come il tronco di una possente sequoia, a ponderare sul da farsi. Pensò il dio Nero sulle azioni che avrebbe dovuto intraprendere, percependo l'aura di morte che circondava i navigatori, vedendo con i suoi occhi, come persino di notte, quelle locuste travestite da uomini si affaccendassero a navigare sulle loro gargantuesche navi, osservando le stelle per orientarsi. «Ma certo, le stelle!» esclamò d'improvviso il dio Nero, padre di tutte le stelle del cielo, che lui stesso aveva posto sull'oscura coltre notturna, traendole una per una dalla sua sacca. Con una spinta che fece tremare tutta la terra, il dio Nero saltò in alto, sempre più in alto, raggiungendo il cielo notturno e perdendosi nel nero abisso della notte. Quindi si mise all'opera e gli antenati del popolo assistettero allo spegnersi delle stelle nel cielo. Terrorizzati, cercarono rifugio nelle loro dimore, temendo di aver fatto infuriare gli spiriti. Capirono troppo tardi che quell'oscurità crescente non era una punizione, bensì un ultimo, disperato regalo
del dio dalla maschera nera. Il dio nero toccò le stelle, le sue figlie, una per una, smorzando le loro luci, implorandole di perdonarlo per aver rubato loro il fuoco con cui le aveva infuse. Soffiò su di loro, stavolta non per alimentare le fiamme, bensì per spegnerle. E il cielo notturno, come in lutto, divenne nero. Tutte le stelle sul continente, che presto sarebbe stato noto come America, sparirono, e la notte prese il sopravvento, con i suoi oscuri terrori e gli spiriti maligni. Tutti però in attesa, al fianco del Dio, nel velluto nero che avvolgeva il mondo dei mortali in quella tragica notte. Il Dio nero attese con gli spiriti, buoni e malvagi, al suo fianco, trattenendo il respiro, sperando fino all'ultimo che i viaggiatori, colti da divino terrore, arrestassero il loro folle peregrinare, smorzassero la fame di conquista, così come il Dio nero aveva fatto con le sue stelle, con la sua creazione. E gli spiriti attorno a lui tremarono al solo pensiero di aver assistito al triste spettacolo di un onnipotente Dio del fuoco, disposto ad arginare le sue fiamme pur di evitare qualcosa che alla fine tutti presto capirono fosse inevitabile. Tra i canti disperati degli sciamani che chiedevano a gran voce il perdono del Dio nero e il ritorno delle stelle nel cielo oscuro della notte, tutti gli spiriti assistettero alla muta disperazione del Signore del Fuoco e delle stelle, i cui occhi dardeggiarono sulle navi dalle vele bianche colme di uomini dal cuore nero, caparbi nel continuare sulla rotta tracciata, guidati da una fame più profonda e terribile della paura che avevano avuto per un solo istante nel vedere le stelle sparire. Urlarono preghiere al loro Dio luminoso, galvanizzandosi all'idea che avrebbe protetto tutti loro e avrebbe condotto gli equipaggi alla loro meta, custoditi dalla sua divina volontà. E il Dio nero si chiese quale terribile, crudele, scellerato Dio adorassero quei viaggiatori dal cuore più nero del carbone. La notte trascorse e il sole sorse ad illuminare il mondo come aveva sempre fatto. Le notti successive rimasero tuttavia prive di stelle per diverso tempo, gettando nello sconforto i Dinè, finché questi ebbero ben altre e peggiori fonti di sconforto a cui badare. Poiché, quando il Dio nero finalmente riaccese la fiamma che animava le stelle, fu solo per ridare un ultimo, forse inutile, barlume di speranza ad un popolo che aveva già da tempo conosciuto la causa della sua futura, lenta, ma inevitabile fine. Benvenuti in questa seconda tranche di racconti e un salutone a Farenz, a cui ho appena rubato il suo tormentone. Da caro Farenz ti scrivo, sono vecchio. Secondo racconto a tema elemento fuoco, con un beniamino del canale che è il dio nero della tradizione navaco, su una traccia suggeritaci da Mattecallo, la prima di due, entrambi in questa settimana tra l'altro, suggerite da questo utente. Il dio nero spegne le stelle in cielo soffiandoci sopra come fossero candeline, il suo scopo è impedire ai navigatori europei di raggiungere le Americhe. Ed ecco un altro grande leitmotiv di questo mitovembre. Conquistatori che vanno a fare casino e dei indigeni che cercano di porre rimedio in qualche modo. E sempre questa settimana ci sarà un altro racconto con questo esatto tema, in realtà, quindi sarà una settimana fra l'ambientalismo, fra l'affermazione culturale, tutte tematiche sensibili che mi frutteranno un sacco di critiche io. Ah! Del racconto non c'è tantissimo da dire, in realtà è un racconto di base abbastanza triste, perché se una divinità arriva a togliere la luce a una sua creazione pur di evitare
robe peggiori, vuol dire che la situazione che sta per arrivare è particolarmente grave. E spero di aver reso bene il clima abbastanza teso e abbastanza triste di una situazione simile tramite le azioni di una delle mie divinità del fuoco preferite, in effetti, quindi... Speriamo, spero che il racconto vi sia piaciuto e spero soprattutto che abbiate apprezzato la lettura di Vir, che ha dato giustizia a una situazione davvero davvero molto molto particolare. Quindi se vi è piaciuto questo racconto lasciate mi piace, ma soprattutto andate in descrizione per ringraziare Vir della lettura per questo racconto, quindi andate sul canale, iscrivetevi, lasciate le mi piace e ringraziatela da parte mia. Sempre in descrizione trovate anche il link per recuperare su Wattpad il testo di questo racconto, quindi dateci sotto, mi raccomando, seguitemi anche lì. Signori, detto questo, io vi do l'appuntamento a domani con il primo di una biologia di racconti che si concluderà poi settimana prossima. Il prossimo racconto sarà a tema elemento acqua e il suo sequel sarà a tema fuoco, quindi rimanete sintonizzati perché qui ci sono sequel che si interscambiano, universi narrativi vari ed eventuali, altro che la Marvel, il mitovembre regna. A domani.